alla fine deve andare così, forse perché ha vinto la squadra più forte, no? Che comunque ha, insomma, ha dato dimostrazione della propria forza. Quindi se vogliamo dire questo sono d'accordo, se magari vogliamo dire deve andare così perché noi eravamo spacciati in partenza. No, no, assolutamente, no, perché era scritto, certe volte si sa, cioè, puoi giocarla, puoi fare, però poi alla fine sono gli episodi che determinano la gara, questa non era una critica assolutamente. No, prima di questa partita tu non sai come vanno gli episodi, quindi noi abbiamo fatto del nostro meglio, è chiaro che la differenza la fanno poi i gol che tu segni o quelli che tu prendi. In questo caso noi in queste due partite abbiamo preso 3 gol su calci d'angolo ed è una cosa che non ci è successo spesso, quindi non era facile prevederlo. Poi per quello che riguarda la nostra prestazione è stata comunque di sofferenza, però la squadra ha sempre dimostrato di essere in partita, di crederci, di voler giocare. E di questo noi dobbiamo essere contenti, al di là che non dobbiamo dire che l'Aquila ha rubato qualcosa, che l'Aquila ha vinto meritatamente e noi gli facciamo comunque gli in bocca al lupo per il prossimo campionato di prima divisione. Più arrabbiato, e davvero chiudiamo, più arrabbiato per come è andato o più soddisfatto per una stagione comunque saltante? Beh, diciamo un po' tutte e due, perché noi dobbiamo considerare quello che abbiamo fatto per arrivare fino adesso, nonostante qualche episodio fortunato per arrivare nei playoff, insomma il nostro lavoro ci ha premiato, perché questa è una squadra che è cresciuta tanto. Chiaramente bisogna anche essere rammaricati, no? Perché poi arrivi alla finale e magari puoi pensare che se ti fosse girata magari diversamente avresti potuto esserci tu in C1, quindi c'è anche un po' di rammarico. Che nulla toglie alla forza e al merito dell'Aquila. Davvero l'ultima, quanto è orgoglioso Roberto Cappellacci del suo gruppo? Ma io sono contento al di là del risultato finale ottenuto, ma lo ero anche quando abbiamo raggiunto i 41 punti insomma, a marzo, e lo ero anche quando abbiamo fatto i 22 punti nel girone d'andata con una partita da recuperare. E poi quello che abbiamo ottenuto di più è stato solo merito di questi ragazzi che settimana dopo settimana sono stati lì sempre sul pezzo volendo ottenere il massimo da quest'annata, quindi questa qualificazione playoff è merito loro, di essere arrivati in finale lo stesso, chiaramente poi non abbiamo avuto la forza di superare l'ostacolo.